Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, questo brano evangelico dei cosiddetti dolori di San Giuseppe ci dice molto di chi era il padre putativo di Gesù, colui che poteva chiamare in terra, colui che il Padre Eterno chiama dall'eternità figlio. Lui, San Giuseppe, lo chiamava figlio in terra. E ci dice qualcosa, ci dice per esempio che era giusto e quindi santo, e dinanzi a una situazione anomala, perché la donna a lui promessa sposa, prima che andassero a vivere insieme, perché questo era il matrimonio ebraico, ci si fidanzava, si dava una promessa, ma di fatto si era già sposati, pur non essendoci ancora la coabitazione. Prima della coabitazione Maria è incinta e lui se ne rende conto. Ora qui ci sono due scuole di pensiero, entrambe lecite, entrambe cattoliche. Una però è più probabile di un'altra. Quella più probabile è che San Giuseppe abbia dubitato, sia rimasto nel dubbio vedendo la Santa Vergine appunto incinta, la sua promessa sposa, ed essendo giusto non vuole accusarla appunto pubblicamente, e per questo era più probabile, perché se non avesse dubitato non si parlerebbe neanche di accusa. Non vuole accusarla pubblicamente. Perché non l'accusa pubblicamente se è giusto? E qui diamo una risposta a tutti quei legalisti che dinanzi alle leggi violate pensano subito a denunciare, anche quando sarebbe meglio tacere. Perché? Perché ci sono due tipi di peccato. C'è un peccato pubblico e notorio e che ha effetto sulla società, sugli altri, sulle vite degli altri. C'è un peccato privato, nascosto. E la carità vuole che sul peccato nascosto degli altri, peccato, non crimine, non delitto, il peccato nascosto degli altri, si stenda un velo di ignoranza, un velo di misericordia. Non dobbiamo stare lì a fischiare tutti i falli che vediamo intorno a noi. Se fosse stata pubblica sarebbe stato un altro discorso. Non era pubblico, era un fatto privato. E quindi non lo voleva rendere pubblico San Giuseppe, perché era giusto. E allora pensò di ripudiarla in segreto. Altra scuola, altro pensiero. C'è chi pensa che San Giuseppe, così come Elisabetta fu edotta dallo Spirito Santo appena vide la Santa Vergine e riempita e seppe subito di questo miracolo incredibile, miracolo che fu evidentemente palese
almeno per lei, in quei 3 mesi che Maria visse a casa di Elisabetta, beh, nella stessa maniera San Giuseppe sapeva quello che era accaduto, però temeva di non essere degno di poter stare vicino al tempio vivente di Dio che era la Santa Vergine. Questo è bello pensarlo e crederlo per le anime pie, però è meno probabile del dubbio di San Giuseppe, il quale effettivamente ha dimostrato, se accettiamo il dubbio, 2 virtù meravigliose che noi dobbiamo imitare: la clemenza e la pazienza. La clemenza dinanzi a un probabile peccato commesso contro di lui è clemente, non vuole condannare. E la pazienza dinanzi all'evidenza del fatto, ed era un'evidenza, che la sua promessa sposa fosse incinta, e sicuramente non di lui, perché non l'aveva ancora conosciuta e neanche l'avrebbe voluta conoscere. Perché se la Santa Vergine, come dice Sant'Ambrogio, fece un voto di castità, probabilmente ne mise al corrente anche lui, era un duplice voto di castità, quello di Maria e quello di Giuseppe, entrambi consacrati al Signore. E allora, dinanzi a questo, cosa fa San Giuseppe? Dà in escandescenze? Si arrabbia? Prende a parolacce, come avremmo fatto noi, che basta che qualcosa va poco storto intorno a noi che subito andiamo in escandescenze, diamo il peggio di noi stessi senza possibilità di appello alcuno alle persone che sono intorno a noi? Siamo bravissimi a giudicare tutto e tutti secondo il nostro metro e la nostra misura, e non solo a giudicare ma anche a condannare. Così non fa San Giuseppe. Dinanzi a una evidenza, e non una supposizione, perché la Santa Vergine è evidentemente in stato interessante, dà in escandescenze, si arrabbia, parte per la tangente? No, aspetta, riflette, ci prega su, e in questo dubbio, in questo esercizio delle virtù, riceve la grandissima consolazione di una visita dell'angelo del Signore, che in sogno. E perché a lui in sogno, mentre invece la Santa Vergine è apparso direttamente? Dice San Tommaso che proprio per il fatto che lui era nel dubbio, essendo nel sonno del dubbio, era giusto che l'angelo gli apparisse nel sogno. Ma questo tanto basta, fu più che sufficiente per dargli quella consolazione e quella pace che solo Dio può dare anche nelle angustie più difficili, nelle angustie più terribili. Ecco, se come cattolici siamo liberi di pensare che San Giuseppe ha dubitato o non ha dubitato, perché questo fa parte delle opinioni legittime della nostra fede, non siamo però altrettanto liberi di pensare che la Santa Vergine non sia appunto rimasta vergine prima, durante e dopo il parto. Perché non siamo liberi di pensarlo? Perché la fede cattolica in quanto tale stabilisce che la Vergine appunto è vergine prima, durante e dopo il parto. Non è Padre Francesco che lo dice, ma è il Sinodo Lateranense del 649 sotto Martino I, Santo Papa, San Martino I, che afferma e commina la scomunica per tutti coloro che oseranno pensare il contrario di questo, cioè che la Santa Vergine Maria non sia stata madre di Dio o che non sia stata vergine dopo il parto o durante il parto. Ma questa scomunica combinata, voi direte, beh, 1400 anni fa, no, si è ripetuta nei secoli. Quindi molteplici papi in tanti secoli, in diversi tempi, hanno confermato questa sentenza. Un cristiano cattolico non può credere il contrario. La Vergine Maria è sempre vergine,
prima del parto. Perché? Perché ciò che nasce in lei è opera dello Spirito Santo, non c'è concorso d'uomo. Durante il parto. Perché? Perché il suo Figlio Divino ha voluto conservare in lei le due più alte glorie dell'essere femminile, che sono la verginità e la maternità, che naturalmente non sono possibili insieme. Impossibile avere una vergine e madre, ma per lei Dio ha fatto un'eccezione per lasciarle questa duplice gloria, perché lei appartiene a un ordine altro, a un altro ordine. E come l'ha fatto? Beh, San Bernardo di Chiaravalle dice che come il sole, come un raggio di sole passa attraverso il vetro di una finestra senza infrangerlo, così il Figlio, che è la luce vera che viene nel mondo, passa attraverso il grembo della madre senza romperlo, senza ferirlo. In teologia dicono che vi è stata una vera compenetrazione di corpi, così come Gesù entra nella stanza del cenacolo dopo la risurrezione a porte chiuse, ugualmente per uscire dal grembo della sua mamma non ha aperto alcuna porta, anzi ne ha lasciato integra e illibata la verginità, proprio per sottolinearne l'altissima dignità di cui lui stesso l'ha rivestita rendendola sua madre. E dopo il parto, tutti quelli che pensano in un modo blasfemo che la Santa Vergine possa aver voluto altri figli dopo Gesù e non solo, o che San Giuseppe, che era così giusto e timoroso e santo, possa anche soltanto aver pensato di violare il sacrario di Dio, l'arca santa di Dio, che è la Santa Vergine, beh, soltanto questo pensiero ha la puzza di blasfemia. Solo il pensare questo ci fa rabbrividire. Il candore verginale della Santa Vergine, appunto Santa Vergine, è rimasto illibato. E questo a condanna e denuncia di una natura umana ferita dal peccato e costantemente incline alla concupiscenza disordinata, alla immondizia. La Vergine Santa in se stessa è il vessillo del trionfo di Dio, del trionfo della santità e della purezza. Allora, cari fratelli e sorelle, ecco, noi guardando e contemplando questi misteri sentiamo l'anima nostra consolarsi, perché nella tenebra che ci circonda, perché il mondo è tutto sommerso dal peccato, vi sono questi sprazzi di luce e di santità, di collaborazione tra Dio e l'opera sua meravigliosa e l'uomo, che quando rinuncia a se stesso e guarda a Dio può fare davvero cose grandi e meravigliose. Allora oggi chiediamo l'intercessione di San Giuseppe e della Santa Vergine Maria perché la nostra fede possa aumentare e nella misura dell'aumento della nostra fede vedere crescere anche la nostra speranza e infine vedere crescere la nostra carità, quella carità che è sempre stata sfolgorante in Maria Santissima e in San Giuseppe, anche nei momenti più difficili, quella carità che è il vincolo della perfezione e che sola ci unisce a Dio, quella carità che è l'unica cosa che resta, perché la fede e la speranza, quando moriremo e vedremo faccia a faccia, finiranno, ma la carità no, perché Dio è carità, Dio è amore, e chi rimane nella carità, se noi rimarremo nella carità, Dio sarà in noi e noi in Dio. Siano lodati Gesù e Maria.